Ciao a tutti, popolo del tubo, e bentornati in un nuovo test map. Oggi vi porto in Veneto. Siamo sulla mappa Polesine, una mappa ambientata appunto a Badia di Polesine, un comune italiano in provincia di Rovigo. Quindi mappa italiana, mappa veneta, mappa pianeggiante, perché è abbastanza pianeggiante, però devo dire mappa spettacolare. È un peccato che la mappa sia solo e soltanto per PC. Il motivo ovviamente io non posso saperlo, lo sa solo il modder. Se c'è magari qualche errore, qualche cosa che Giants gli dice di cambiare e lui magari non gliela fa, oppure semplicemente perché lui non vuole stare a combattere con i tempi della Giants e non gli va, oppure semplicemente perché non ci ha pensato, ma che ne so ragazzi, io non lo posso sapere, quindi lo dovete chiedere al modder. Il modder è Mirko Mod, la mod la trovate su King Mod, ve la lascio qua ovviamente in descrizione. Andiamo a leggere un po' la descrizione della mappa. Tipico paese pianeggiante del nord Italia, caratterizzato da campi di piccole e medie dimensioni con piccole strade di campagna, tra fiumi e vecchi edifici, dove guidare grandi macchine potrebbe essere molto complicato. 195 campi, 3 fattorie, un allevamento di cavalli, BGA, e più di uno di BGA, ce ne sono un paio, ma poi li andremo a vedere. Produzioni, ce ne sono parecchie di produzioni, scusate la voce, ma sapete che purtroppo per me ormai la voce è questa. Calendario delle colture modificato, quindi c'è un calendario delle colture molto più italiano, molto più veneto, diciamo, e 11 vigneti già piantati. Ma iniziamo a dare uno sguardo alla mappa. Iniziamo con il bellissimo VDA, immenso, immenso, una mappa gigantesca, quindi si adatta bene per le vostre partite in multiplayer, ad esempio. Guardate che roba, ci sono una marea di campi, adesso non mi sono messo a contarli, ma saranno sui 200 e passa campi. Una mappa che non ha zone forestali, ve lo dico subito, è una mappa pianeggiante, non ha il treno, però come vedete ha una ferrovia, eccola qua la ferrovia, ma non ha, vedete, punti di scarico per il treno o quei punti dove noleggiare il treno, quindi niente treno. E poi ha una marea di farm, c'ha tantissime farm, o più che farm, diciamo, sarebbe più esatto dire punti dove dormire. C'ha diversi biogas, vedete, uno, due, quassù, ce n'ha uno, eccolo qua, mi sembra, no, sì, questo, con la stalla delle vacche. Quindi c'ha diverse attività, insomma, adesso andremo a vederle tutte. Le colture, come vedete, sono quelle standard, quindi non è una mappa multifruit. E questo invece è il farmland, come è suddiviso appunto l'acquisto dei vari campi o dei vari lotti di terreno. Allora, io, visto che sono qua, inizierei subito a farvi vedere il paese, il centro paese. Ma guardate il campo sportivo, quello che è, raga, cioè ce l'avessimo a FIFA un campetto così per fare le partite. Qua c'è la sagra della polenta, guardate che roba. Volevo iniziare dal campetto sportivo, guardate che roba, guardate che spettacolo. Poi questo è il centro paese, poi l'ecocentro, là tutta quella roba là andremo a vederla, andremo a vederla piano piano. Adesso però vi volevo far subito assaggiare un po' di centro paese, un po' di centro urbano. Guardate i cartelli, tutti in stile assolutamente italiano. Addirittura il modder ha messo i divieti di sosta in stile proprio del comune di Badia di Polesine. Guardate qua, passo carrabile, insomma. Questi sono piccoli tocchi di classe, se posso permettermi, piccoli tocchi di classe. Ma comunque io inizierei a mostrarvi i punti di interesse della mappa e inizierei proprio dallo shop, dove ci sono tutti i mezzi che vi vengono dati se voi iniziate la partita in modalità facile. Quindi abbiamo già raccoglitrici, eccetera eccetera, una marea di roba. Questa roba, come vedete, è tutta vostra, ci potete salire tranquillamente, vedete, non sono mezzi messi lì a caso. Questo è lo shop,
Eccolo qua, questo è questa che è la signorina dello shop. Buongiorno, buongiorno signorina. Quindi shop è targato, brandizzato New Holland. Raga, io adesso vado un po' veloce perché la mappa è immensa, se no non finiamo più, eh. Andiamo abbastanza veloce. Allora, siamo qua, ragazzi. Siamo qua, zona shop. Qui abbiamo il frantumatore, appunto, nella zona della discarica, proprio davanti al campetto sportivo c'è questo ecocentro che nel gioco non è altro che appunto una zona per scaricare le vostre pietre e venderle. Poi abbiamo qua panificio e pasticceria. Ho notato che mancano le immagini di alcune produzioni, anzi delle produzioni quasi tutte mancano le immagini. Quindi qui abbiamo un ortofrutta e un panificio proprio, ecco, col signore che vola. Allora, questo è il punto vendita ortofrutta, come vedete, e questo invece è il panificio ballarin, dove si produce, se volete, del buon panetto. Per trovare il punto di vendita, di produzione, eccetera eccetera, del panificio, dovete fare il giro e venire dietro. Eccolo qua, qua vendete o scaricate o riempite la produzione, e qua invece comprate il vostro panificio. Eccolo qua. Tra il campo 92 e l'86 abbiamo il distributore di benzina, e qua dietro possiamo notare uno dei tantissimi vigneti che sono già posizionati sulla mappa. Eccoli qua. Sopra al campo 79 abbiamo una delle tante case della fattoria. Vedete? Venite qua e potete dormire e far avanzare il tempo. Ma ragazzi, proprio di fianco abbiamo il primo biogas, quello che teoricamente dovrebbe andare a reflui animali. Quindi voi entrate qua, in questa che più che un biogas è un'azienda agricola con biogas annesso. Vedete, c'è il silos per scaricare, eccetera eccetera. C'è la stalla delle vacche, che è quella di default, né più né meno. E più giù vediamo che ci sono delle trincee per l'insilato, e c'è il nostro primo biogas. Quindi acquistando questa azienda potrete simulare appunto un'azienda che ha il biogas che va a reflui animali. Allora, invece un pochino più sopra abbiamo segheria e carpenteria. Vi dico che questa è una mappa che non ha, diciamo, molte zone forestali, anzi direi che non ne ha nemmeno una, quindi dovrete prendere dei campi, magari seminarci degli alberi se volete fare questa attività, e farveli voi gli alberi, perché di default questa è una zona agricola, una zona pianeggiante. Non è che sì, oddio, gli alberi ci stanno, ma zone forestali come le intendiamo noi, no. In alto a destra abbiamo Maro Cereali, quello che sulla carta sembrava un biogas, non ve fate ingannare, è semplicemente un punto di vendita dei vostri cereali. Guardate che punto immenso, che nodo logistico per i cereali immenso. Qua potete ovviamente vendere i vostri tuberi. Sotto il campo 28 abbiamo due produzioni, una proprio attaccata che si chiama Biofood, che non è altro, raga, che la fabbrica dei cereali, quindi produzioni di cereali. Qua dietro abbiamo la produzione vera e propria, ecco qua, Biofood. E poi un pochino più sotto abbiamo la lavorazione dell'uva, una mega enorme cantina dove produrre succo d'uva e ovviamente l'uvetta. E ve la voglio far vedere bene la cantina, perché è bella. Io apprezzo tanto quando i modder fanno queste cose qua, cioè modellano le produzioni. Guardate che bella la cantina da davanti, cantina sociale, bellissima, bellissima. Poi voi andate dietro e, come abbiamo già visto, c'è qua, c'è la pesa, qua dietro abbiamo il punto di scarico, e qua per acquistare la produzione, bellissima. Un'altra farm vicino al campo 25 con casa della fattoria e tante belle rimesse in stile italiano. Guardate che bello, con il trigger dell'officina laggiù. Bellissime, raga, bellissime queste rimesse in mattoncini rossi, stile
Italian style al 100%. Guardate che farm, bella bella bella. Ristorante, un punto vendita dove voi venite qua, vendete. Tra l'altro ho apprezzato il fatto che andate a vendere la roba non davanti alla porta del ristorante, come succede sulle mappe di default o su alcune mappe mod, ma venite qua dietro a vendere, perché il ristorante vero è questo qua davanti. Vedete, qua si magna con la piscina. Ovviamente c'è anche l'interno, ma l'interno non è ovviamente non è aperto, però guardate il catering e tutto quanto. Ragazzi, ha fatto un lavorone il modder. Quando io vi dico che le anteprime rovinano l'hype, vedete, di questa mappa io non ho visto anteprime, non ho visto anticipazioni, e quindi quando è uscita è stato un fulmine di positività, un fulmine a ciel sereno, che mi ha mandato l'hype e l'entusiasmo alle stelle. Quindi quando io vi dico queste anteprime rovinano, modder, ve lo dico anche da youtuber contro i miei interessi, basta con queste anteprime, perlomeno datele un giorno prima, due giorni prima, ma le anteprime delle mappe, delle cose mesi prima, ce rovinano l'hype, la mappa esce che già ci ha stufato. Invece questa mappa è stato un fulmine a ciel sereno e mi ha aumentato l'hype in una maniera incredibile. Mulino Italia, quindi piccolo un par de ciufoli, immenso mulino dove produrre la vostra farina veneta. Supermercato proprio vicino al mulino, come vedete, per vendere la vostra roba. Anche qui la gente che entra e esce dal supermercato, ok, è una cosa che abbiamo già visto in altre mappe, ma secondo me rimane sempre un tocco di classe. Eccolo qua, supermercato dove vendere i vostri prodotti. Sopra al campo 105 abbiamo un caseificio. Questo caseificio qua in parte, diciamo, sembra quello qua nell'angolo della mappa americana, ma devo dire che la busta di latte con la scritta italiana il latte è veramente un tocco di classe, non fa nemmeno sentire che non è un edificio italiano ma della mappa americana, ammesso che sia quello, perché secondo me è modificato, perché non me lo ricordo così grande, secondo me è collegato a un altro edificio. Mo io è da tanto che non apro la mappa americana, però raga, bello bello bello, vedete quanto ci vuole poco, a volte basta cambiare una texture, unire due posizionabili, ci vuole poco a renderci felici. E qua abbiamo l'altro biogas della mappa, anche qui abbiamo il punto per dormire, abbiamo un'officina e poi fuori dalla rimessa due tre trincee e un biogas che è enorme, guardate che mega biogas, guardate che enormità ragazzi, che enormità, bellissimo. Poi parte destra della mappa abbiamo stalla dei cavalli, il maneggio, anche qua guardate che bello con i capannetti, con l'officinetta eccetera eccetera. Non vi mancheranno in questa mappa i capanni o i punti dove dormire, le officine, non vi mancheranno. Quindi stalla per cavalli con piccola farm, diciamo, annessa. Un pochino più giù l'ennesima casa della fattoria dove dormire. Poi ancora più giù abbiamo il mercante di bestiame, dove andare a comprare i nostri bellissimi animaletti. Però ve lo voglio far vedere su strada proprio, voglio entrare proprio dalla strada. Guardate che bello. Guardate che bello. Ecco qua. Qui è anche punto vendita, ragazzi. Anche punto vendita per i vostri foraggi, per i vostri insilati. E qua c'è il punto per vendere, appunto, comprare i vostri animali. Qua giù in basso abbiamo un enorme zuccherificio, raga. Zuccherificio, ma io voglio portarvi su strada, ve lo voglio far vedere. Guardate qua, guardate un po' quello che cacchio ha fatto sto modder, ragazzi. Zitto, zitto, tomo, cacchio. Ha fatto sto lavoretto, bravo, veramente, Mirko Modding, bravo. Guardate qua, entriamo qui e zucchero, guardate. Eridani, guardate qua. Che mega enorme zuccherificio, cioè ci vogliono 3 ore per girarlo tutto. Guardate, qua giù ci sono i trigger, il punto per l'acquisto, punto di vendita, qua c'è anche discarico di vendita, guardate, per riempire la vostra fabbrica o semplicemente per vendere i vostri prodotti. È immenso sto zuccherificio, immenso.
Nella parte bassa, quindi a sud dello shop, abbiamo Riccardi Maglificio, quindi produzione tessuto e produzione vestiti. Ecco qua, anche qua niente di default, ragazzi, tutto fatto a regola d'arte. Maglificio Riccardi, guardate, guardate, con annesso spaccio aziendale su strada, guardate che bello. Guardate come risultano belle le produzioni su strada. Non so come quelle di default, le mappe default messe lì praticamente a bordo strada, senza un muro, senza una recinzione, senza un cancello, senza niente. Veramente bello. L'ho già detto, bravo Mirko Modding. Altra farm, ragazzi, una delle 757 farm, casa della fattoria con annesso silos. Eccolo qui, questa è la casa di default, ma comunque ci può stare in mezzo a tutto sto popò di roba in stile italiano. Non è che sfigura più di tanto. Eccolo qui, silos, cose varie per parcheggiare i vostri mezzi. Bello, bello. Qua giù, poverino, solitario, c'è un, diciamo, un consorzio agrario che si chiama Dal Contadino. È sia un punto vendita per i semi, per l'insilato, per il cippato, eccetera, ma anche un punto d'acquisto di Calceviva. E anche questo, raga, veramente è stato fatto a regola d'arte. Guardate qua. Guardate qua e ditemi voi se non vi sembra veramente un consorzio agrario in stile italiano e non solo. Guardate qua che bello. Mamma mia, spettacolare. E qua, ragazzi, abbiamo un'altra... Qui praticamente siamo in un altro comune. Qua sembra che siamo in una frazione, no, di Badia. Villafora, quindi... Il modder ha fatto praticamente, ha pensato a tutto, 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 tutto. E questo è un altro centro abitato perché è un'altra frazione. Ci sono veramente tantissime case da vedere, villette. Non c'è una casa che sia uguale all'altra. Veramente, raga, io vi lascio il piacere a voi di spulciare questa mappa al 100%. Io vi sto facendo vedere adesso, diciamo... Il grosso dove ci sono i punti di interesse, ma c'è tanta roba da spulciare che vi lascio a voi. Ragazzi, io credo di aver finito, credo di avervi fatto vedere tutto, perlomeno lo spero. Probabilmente usciranno altri aggiornamenti di sta mappa, magari sistemerà quelle quattro cosette che so da sistemare, tipo le texture le immagini delle produzioni, eccetera eccetera. Però vorrei dire che la mappa scorre abbastanza fluida, come vedete sono 60 fps buoni, che non ha errori, che non ha warning. Apriamo la modalità sviluppatori, ecco qua, quindi perfetta, pulita da warning e tutto quanto. Perciò direi che possiamo solo fare un applauso al modder, sia per come ha strutturato la mappa, sia per come l'ha gestita, cioè senza ste anteprime, senza ste cose, la mappa a Tizio, la mappa a Caio, la mappa a Sempro. Veramente bello, bello, bello. Se posso dare un consiglio al modder, caro Mirko, mi permetto di darti del... Tu, se mai mi ascolterai, se mai vedrai questo video, prova a mandare la mappa su console, perché gli amici di console sono tanti e te ne saranno sicuramente grati. E a mio parere, se questa mappa su console cioè, dovesse andare su console, potrebbe essere veramente la mappa più bella mai vista su console quest'anno. Quindi, a mio parere, quindi vabbè, sto storto, ragazzi. Scusate, mi ero messo storto. Detto questo, ragazzi, fatemi sapere cosa ne pensate. Lasciate un bel like, commentate, spolliciate. Vi ricordo sempre in descrizione il mio secondo canale, dove porto videogiochi di ogni tipo, dove porto vlog, parlo di me, insomma vi porto nella mia casa, nel mio intimo, nel senso buono. Poi vi ricordo l'altra mia piattaforma dove sono in live tutte le mattine e tutte le sere, se avete Amazon Prime potete abbonarvi gratis e sostenere gratis il mio lavoro. E a proposito di chi mi sostiene, grazie agli amici abbonati che mi sostengono anche qua su questa piattaforma, siete l'anima, la vita e il cuore di questo canale. Ragazzi, io vi saluto e ci vediamo al prossimo video. Ciao!